Ciao a tutti, benvenuti in questo speciale episodio di Imprendi Life, nelle quale Imprendi Talk, che Imprendi Life. Questa è la spudorata autopromozione del tuo brand e avrai presto notizia dal mio avvocato. Pure io ho inventato Imprendi Talk, che l'avevo inventato come mio podcast. E poi tu avevi proposto il tuo nome. Geniale. Poi si era scoperto che il suo nome geniale era già il nome di un altro podcast. E quindi... Ma che bello era quel nome così sprecato per chi ce l'ha. Abbiamo dovuto ripiegare su Imprendi Talk e adesso io ti devo fare causa che ho in mente. Come che io dico, ah, ragazzi, benvenuti a Soluzione Live, siamo qui in diretta con Pier Mico. E infatti avevo detto un ospite speciale, vedi, a far notare che tu non c'entri un cazzo. Madonna, vabbè, dai. Allora, oggi in realtà è un podcast estremamente interessante perché chiacchierando prima della preparazione abbiamo deciso di condividere quelle che sono le idee fondamentali che ci hanno fatto fare un piccolo switch nel cervello e cambiare il nostro modo di lavorare, di essere imprenditori. Per cui, tre idee più tre... che hanno rivoluzionato la nostra vita imprenditoriale. Come al solito, facciamo partire da Marco in modo tale che io finisca per finire al meglio. Ma prima di sentire Marco, ricordatevi di iscrivervi al canale, premere la campanella, mettere commento a caso, mettere pollice su e ovviamente... a parte questo, anche commentare su quelle che sono state le vostre idee, le idee che avete appreso, vi è capitato per caso di imparare che hanno cambiato il vostro approccio alla vita, magari raccontando anche perché e cosa è successo in seguito a questo. E da chi l'avete, no, la paternità dell'idea? Anche esatto, no, anche la paternità dell'idea, fonte. La fonte, eccetera. Vai, Marco. Allora, quindi, questo è il primo concetto, diciamo, che mi ha particolarmente svoltato l'attività imprenditoriale è dai alle persone quello che vogliono. Cioè questo concetto, dai alle persone quello che vogliono. L'ho scoperto dove? In un corso di Gary Bensivenga, quindi il mio corso di copywriting preferito, al quale io mi approcciavo pensando di dire adesso scoprirò la più grande copywriter di tutti i tempi, come persuadere le persone, come scrivere per fargli fare qualunque cosa io voglia, e ho scoperto che non era possibile questa roba qua. Ok? Ho scoperto che uno dei principi cardine di cui lui parlava immediatamente era: attenzione ragazzi, che il copywriting non funziona che voi diventate dei maestri persuasori che convincete le persone a buttarsi alla finestra a fare quelle cose, non è quella cosa là. Ok, per far sì che il testo scritto funzioni è necessario, tutto ruota attorno al dare alle persone quello che vogliono. Lui faceva risalire questo concetto a un altro tizio, quindi non è che era suo, lui a sua volta citava la fonte. Come non l'aveva inventato lui? No. A sua volta lui citava una fonte che lui, questo tizio, adesso non mi ricordo il nome, ma lui lo riteneva il più grande, ne parlava come il più grande persuasore del mondo, il più grande venditore del mondo. Questo tizio era un negoziatore, ok? Era un negoziatore, un tizio che negoziava degli accordi particolari. Ho scritto il nome qua, solo per noi, esatto, però non lo possiamo citare, perché essendo un agente segreto non possiamo dire no. No, il tizio praticamente era un grandissimo negoziatore e in punto di morte gli chiese appunto, ma qual era il tuo segreto? Per mettere d'accordo tutte queste persone, lui pare che gli chiedesse. Io partivo chiedendo alle persone qual è il tuo obiettivo, cosa desideri da questo accordo, e da lì poi iniziava a mediare. Questo dal principio lui lo riportava al copy e diceva: se voi avete un prodotto che non vuole, non desidera nessuno, che non contiene una promessa eccitante, che non è collegato a dei desideri atavici delle persone, sta roba qua non si vende. Ok, non si vende col copywriting, che non si vende probabilmente nemmeno in
in altre maniere. O comunque è complesso ed è anche, dopo un po', diventa anche un po' stupido cercare di incaponirsi a vendere un qualcosa che le persone non vogliono, dal momento che le persone stralipano di desideri e quindi è molto più intelligente andare a cercare di soddisfare questi desideri. Quindi da questo punto di vista poi, da quando ho capito questo concetto, mi interrogo costantemente e mi chiedo sempre cosa vuole il mercato in questo momento, qual è un prodotto, qual è una tipologia di prodotto che può farli impazzire, che può farli andare fuori di testa, che può farli bruciare dal desiderio, e quindi quando noi lanciamo una promozione è un po' più semplice cercare di vendere questa roba, quali sono dei prodotti e dei servizi per i quali sarebbero disposti a pagare tanti, anche tanti soldi, ok, in cambio di ottenere un determinato risultato o prodotto o servizio, eccetera, eccetera. E quindi questo ragionamento costante è quello che mi guida nel mio percorso imprenditoriale. Quindi cerco di chiedermelo il più spesso possibile e mi rendo conto che ogni tanto, quando smetto di chiedermelo o quando magari qualcosa non sta andando per il verso giusto a livello commerciale, lo riporto come principio cardine e mi molto spesso mi rendo conto che lo stiamo un po' violando, magari perché magari abbiamo fatto dei ragionamenti del tipo: no, vendiamo questo prodotto perché c'è una corretta marginalità, vendiamo questo prodotto perché ce lo abbiamo a magazzino, vendiamo questo prodotto perché potremmo erogarlo in una maniera comoda, e non sono al mercato, non gliene frega niente di cosa c'è al magazzino, del fatto che c'è una marginalità corretta, del fatto che ce l'è, che lo puoi erogare. Interessa solo quello che vogliono loro, le persone sono il mercato. Il fatto che tu abbia investito tanto nemmeno quello mi interessa. No, non gliene frega proprio niente, il mercato interessa di se stesso, e tu, se vuoi avere successo nel commerciale, gente. Lo devi che dare. Brutta, che brutta, esatto. Gente, il mercato. Yes. Che cosa brutta. Questo era il mio primo. No, è stupendo, tra l'altro. Io ho visto i tuoi, ho visto i miei, a sto giro non posso competere, scusate ragazzi. Addirittura, la madre. Marco Luzzo si diventa ufficialmente l'intellettuale dei due, il che è quanto dire. Non so se è più un complimento a lui. No, abbiamo sempre detto, Pier, che la gente non sa fare i complimenti, tu ufficialmente fai parte di questo. E con questo passiamo alla tua. Anche io ho un'idea che viene da un copywriter, in particolare un giovane copywriter italiano che appena si è interessato al copywriting da qualche settimana e già in grado di dare idee. Cosa. Questo giovane copywriter è stato talmente tanto bravo che addirittura Dan Kennedy 30 anni fa l'ha copiato. Cioè, era così avanti che... Pensate quanto deve essere avanti una persona che si inventa oggi una cosa che 30 anni fa poi riescono a copiargli degli altri. Io sono veramente stupito dal livello altissimo dei ragazzi che fanno i video su YouTube, dei ragazzi che scrivono post su Facebook o che fanno varie cose, perché cioè veramente questa roba è geniale, cioè non ho altre cose. E per cui questa cosa che ho preso la settimana scorsa e che avevo già sentito prima da Dan Kennedy, però avendola copiata da quello che l'ha inventato la settimana scorsa, sì, non vale, e che Dan Kennedy dice sempre una cosa, che il livello di fee che chiedi a livello di servizi professionali, perché per quello che vedo anch'io, yes, è pari al livello di fee che riesci a dire ad alta voce guardandoti nello specchio senza farti venire. No? Sì. E questa è una cosa che... Scusate, il copywriter che sta passando per bombardarci. Sta atterrando con il suo jet privato. E questa cosa di chiedere il prezzo ovviamente sarà misinterpretata, no? da persone. Però una cosa che noto molto spesso, se proprio possiamo fare un disegnino, è che in molti settori professionali, tolto fuori dall'inflazione del marketing, della formazione online, eccetera, ma in tantissimi settori professionali c'è
letteralmente una proporzione inversa tra la bravura di una persona e la capacità di essere paleontologo. Mm. Cioè, esistono ancora dei settori, ho quasi paura a dirtelo, sì, dove tu puoi portarti a casa una persona super competente e pagarla uno stipendio normale, mm-hmm, semplicemente perché come la cosa che raccontano nei film motivazionali, che se prendi un elefantino e lo leghi, poi dopo anche se diventa grande rimane legato, così. Cioè, semplicemente loro non lo sanno che possono chiedere più soldi. E speriamo che non lo scoprano mai. Quando ci leggono i fornitori, no? È vero. Cioè, sì, sì. Cioè, ad esempio, io conosco molto bene il settore del marketing digitale, ma quello un pochino più legato alle agenzie tradizionali, eccetera, perché è un settore all'interno del quale sono cresciuto. Molti nomi famosi sono anche miei conoscenti, persone che, cioè, tipo Giorgio Tale, lo conosco da 20 anni, no? Così di questo tipo, Luca Bove, mio cliente, anche da proprio i SEO storici, sono persone che più o meno conoscevo. Mm. E molti di questi, anche poi, tu pensa ad un settore dove c'è una persona idolatrata, come il mito totale, così, poi vai a vedere e guadagna meno di uno che viene da me e che dice che vuole fare, non so, l'aspirante copywriter, e dice, beh, però ho bisogno almeno di tanto per andare avanti. E quindi, in realtà, in molti settori professionali c'è molta reticenza a chiedere quello che le persone si meritano, semplicemente perché pensano non sia nemmeno possibile. Sì. Dal mio punto di vista e dalla mia esperienza, quello che veramente ha avuto un impatto è stata questa cosa di Dan Kennedy, perché la prima volta che l'ho sentito, poi ho fatto una meeting con un cliente e semplicemente in quel momento mi è venuto in mente di dire il doppio di quello che pensavo di chiedere. Mm-hmm. E il cliente non ha fiatato. E ho detto, ma allora sta cosa funziona. Sì, sì, sì. Ed è stato impressionante vedere come semplicemente chiedere, sì, è la prima regola per avere un determinato livello di fit. Sì. Ovviamente, disclaimer. Cioè, non è che chiedete... Sì, sì, esatto. Intanto ci sono delle situazioni in cui è presente un'elasticità di prezzo enorme e delle altre invece dove non esiste questa elasticità, sì, di prezzo. Quindi questa cosa va chiarita. Spieghiamo questa cosa dell'elasticità di prezzo. Allora, se mi chiamano, ricevo una telefonata e mi chiamano per fare lo speaker a una conferenza, ok? E mi chiedono quanto voglio. Quella è la classica situazione nella quale io, se applico questa roba qua di Dan Kennedy, che con la faccia di culo gli dico 50.000 mia figlia, sì, 50.000 euro, ok? Potrei rispondere 5.000, potrei rispondere 2.000, potrei rispondere 12.000. Lì c'è un'elasticità di prezzo da 1.000, da vengo gratis perché visibilità a 50.000, 100, ci sono persone che chiedono, ok, che è molto legato, non ti dico che qualunque cifra gli dici quello te la dà, ma è molto legato a come gli dici che quella è la tua fee per parlare, ok? E lì c'è una elasticità di prezzo enorme. Se devo stampare dei libri, non c'è questa elasticità. Non è che se mi ricordo, no, devo stampare dei libri, quanto costa la singola copia? 57 euro. No, cazzo. Ma hai rubato l'esempio. Per non, è legato, ma non è legato. Cioè, non c'è l'elasticità di prezzo. Lì c'è un range che magari uno può 20 centesimi in più, 30 centesimi in più, perché magari me la fai con la copertina cartonata, più lucida, più carina, eccetera, eccetera. Però lì dobbiamo stare, cioè commodity. Okay? Esatto. Quindi, l'elasticità di prezzo è, sostanzialmente, per definirlo, e quanto ti puoi scostare dal posto standard perché o gliela racconti bene o gliela rendi più facile, più comoda al cliente. Sì. No, per cui libro. Un libro, io faccio 4 preventivi, cioè uno 1.000 copie sono 2.000 euro, uno 1.000 copie sono 8.000 euro. Quello di 8 è escluso. Esatto. Immediatamente. Potrei prendere però quello di 3.000 che mi dice... Faccio 3.000, ma poi se ti servono altre 100 copie te le stampo allo stesso prezzo. Quindi elasticità di prezzo motivata dal fatto che
poi mi mantiene l'impianto, mi fa, oppure quello che mi dice, te le faccio 3.000 ma te le tengo io in magazzino, oppure, cioè la persona che mi dà dei servizi extra che mi giustificano l'extra, quello lì è l'elasticità di prezzo. E l'elasticità di prezzo vale intorno al prezzo che viene normalmente accettato dal mercato per una cosa simile. Se tu hai la possibilità di di renderla qualcosa uno di completamente diverso, quindi esempio vino, delle bottiglie di vino, l'elasticità di prezzo è enorme, perché sei veramente nel campo del... Solo produci tu, sì. Sì. Soprattutto per alcune tipologie sei nel campo dell'immateriale. Sì. Cioè, come fa a dire quanto vale questo orologio? Sì. Cioè, non lo dici, lo dice il mercato, lo dice il fatto che lo puoi comprare a più di quanto costa nel negozio, perché nessuno te lo vende, no? Nei servizi vale così. Dove non è possibile fare questo ragionamento, dove ci sono dei comparabili identici, perché mentre il libro stampato è lo stesso sia se lo stampa Marco che se lo stampo io, potremmo portare avanti l'argomentazione che l'intervento di Marco alla conferenza vale il più dell'intervento di... Probabile, cioè. Non è sicuro. Sì, no, è sicuro. Di sono poche cose nella vita sicure, la morte, le tasse e quello. Di un'altra persona. Però è per questo che ho messo qua la premessa nel settore dei servizi. Mm-hmm. Sì, perché nel settore dei servizi molte volte ci sono persone competenti che hanno reticenza a chiedere. Sì, sì. E vivono lo stress del dire, vabbè, però hanno dato tutti i soldi a sto tizio e a me, io che sono più bravo, non me li dà. No, perché tu che sei più bravo non mi sa chiedere. Ma anche un'altra declinazione, questa cosa qua, l'atto per esempio venditore, no? Perché ci sono dei ragazzi che all'inizio della propria carriera non chiudono magari quanto potrebbero chiudere, nonostante siano iper preparati, competenti, dicano le cose, tutte le cose corrette in trattativa, ma quando devono parlare di cifre importanti, si vede che non li hanno mai visti quei soldi lì, ok? E quindi dall'altra parte la persona sente l'odore del sangue e la trattativa si inceppa. Quindi anche l'importanza, non solo la faccia di culo di dire del prezzo in maniera, come dire, che facendo finta che sia normale, perché, ma è proprio l'importanza di saper parlare dei soldi, di saper parlare di cifre importanti, anche slegate all'elasticità di prezzo, che semplicemente comprendere che dall'altra parte ci sono delle persone che hanno delle economie differenti dalle proprie. Quindi è chiaro che il ragazzo di 25 anni che fa il consulente, che fa il venditore, non può avere la stessa economia dell'imprenditore dall'altra parte, che magari è un'azienda multimilionaria, quindi è abituato, non è che per forza è ricco, ma è abituato al livello aziendale a ragionare di investimenti da milioni di euro. Se la persona quei soldi non li ha mai visti, a volte va in crisi. Quindi lavorare su se stessi da questo punto di vista è importante. E in questa cosa un errore tanti fanno, a volte lo faccio anch'io, è quello di ragionare col proprio portafoglio. Esatto. No, perché? Perché magari, ti faccio un esempio tipico da agenzia, sì, no? Sì, sì. Una persona viene a te, deve fare un progetto, uh-huh, e viene una roba che devono spendere 100.000 euro. Certo. No? Sì. Allora, nella mia economia, e magari anche nella tua da sì, cliente, sì. 100.000 sì, euro sì, è una sì, cosa importante. Sì, sì. No? Per cui ci pensi. Sì. E magari non lo sai quali sono i valori di quell'azienda, magari per quel tizio lì 100.000 euro rappresenta una cifra per la quale vale l'esperimento. Cioè è preferibile spendere 100.000 euro a rischio di buttarli in eccesso, perché magari è un test, no? Che si fa, perché funziona così, se è sicuro di massimizzare la chance. E dire, io metto tutte, cioè una volta che ho preso soluzione, ci ho messo il meglio, questa roba qua ora va una spacca. So che è una cosa incerta, la voglio fare, la voglio testare. Il venditore nella sua economia, sta roba qua non riesce nemmeno a comprenderla. No? E quindi a volte ci sono persone che vogliono, tra virgolette, far risparmiare soldi ai clienti, che a loro non interessa risparmiare perché vogliono avere il meglio. Sì. E questa è una cosa veramente, veramente complessa, perché la tipologia di clienti che
compra cose ad alto prezzo vuole il meglio, non vuole risparmiare, vuole il meglio per tutta una serie di altri di motivi, tra cui accettare che delle cose non funzionano ma fare meglio. Proprio oggi stavo lavorando con un cliente per un nuovo progetto, gli ho detto guarda questo è il progetto, questi sono tutti i fattori di rischio, dobbiamo decidere se ce li prendiamo tutti sul groppone e sappiamo in 2 mesi se funziona o no, oppure se li eliminiamo uno alla volta e ci mettiamo un anno per farlo partire. Quale vuoi? Spendo i soldi e lo voglio vedere in 2 mesi. Fine. Ma è una cosa che io, ad esempio, cioè io personalmente quella cosa lì non la farei. Però ho abbastanza lucidità da comprendere che il fatto che io non la farei non significa che un'altra persona non abbia dei valori diversi dai miei, per cui per lui letteralmente spendere 100.000 a rischio di non rivederli ma saperlo in 2 mesi se funziona o no vale di più che spenderne 30.000 e poi tra 6 mesi vedere se funziona, poi spenderne di più e tra 6 mesi, cioè di far durare il processo un anno e mezzo. Decisioni imprenditoriali. Yes, esatto. Non puoi decidere al posto dell'altra persona. Allora, seconda idea di Marco, quindi abbiamo detto un concetto, un'idea. Una volta che ti è entrata in testa... Esatto, mi ha cambiato, cambiato proprio la vita, onestamente, proprio perché il modo di viverla, nel senso che riguarda proprio un'abitudine giornaliera, quindi è il concetto di passare più tempo a produrre contenuto rispetto che a consumarlo, che nell'epoca di internet, nell'epoca del web, è un qualcosa di veramente di semplice ma illuminante e ti salva la vita se riesci ad applicarlo, perché poi uno dei grossissimi problemi di questa epoca qui è rimanere risucchiati la parte di guardare Netflix troppo, ma non è quello, perché è più che altro il social, ok, legato i reels dei cani, che lì non ce la faccio, non riesci a desistere. No, i reels dei cani, cioè ragazzi scusatemi, ma i TikTok e i reels dei cani è il massimo in assoluto. Sei cioè... dipendente dai reels dei cani di TikTok. Nel senso, no, comunque adesso a parte tutto, quindi questo concetto di passare più tempo nella giornata a produrre contenuto rispetto che a consumarlo è un salvavita, veramente, perché questo concetto l'ho letto MJ De Marco nel libro di MJ De Marco. Questo... Ma era riferito al contenuto? No, era riferito in generale. Allora, in realtà lì non mi ricordo se era in generale o se era riferito ai contenuti. Io lo applico sulla produzione dei contenuti, perché in quanto consumismo, cose... eccetera, non sono un buon esempio. Sono poco virtuoso da quel punto di vista lì. Dovrei produrre le mie magliette invece che comprare quelle di film. Però in realtà sul contenuto, sì, sul contenuto, soprattutto. Adesso stiamo producendo contenuto, per esempio, no? Quindi queste qui per me sono delle ore di estremo valore, perché sto producendo il contenuto invece che guardare un altro podcast, sto producendo un podcast, un video, eccetera. Ok, prima negli anni precedenti a questo, in particolare cercavo di applicarlo molto legato alla scrittura, quindi per esempio una sanissima abitudine che avevo era quella di scrivere la mia email giornaliera o il mio articolo di blog settimanale, e questa cosa qua proprio a livello di disciplina mentale doveva venire prima di qualunque consumo di contenuto, ok? Quindi finché non avevo finito la mia email giornaliera, finché non avevo finito il mio articolo settimanale, non mi concedevo di consumare l'email di un altro o l'articolo di un altro, a meno che non stessi facendo ricerca o cercando idee o copiare qualcuno, eccetera, eccetera, e comunque, insomma, tutto era legato al processo di produrre del contenuto prima di consumarlo, e soprattutto per chi sta a parte adesso, questa cosa per me è anche legata al concetto di investimento. Posso solo mettere un disclaimer? Sì.
Non significa che se non avete mai letto un libro ne dovete iniziare ad scriverne uno. Io lo dico giusto per di non far intendere la cosa. Assolutamente, anche perché la produzione di contenuto non è in realtà semplicemente legata al spiegare alle persone cosa devono fare, ma anche semplicemente documentare. Sembrerebbe così, che tante persone hanno applicato il tuo principio. Sì, ma sai, poi noi diciamo anche delle cose scherzate, ogni tanto, vabbè, comunque, nel senso, ogni tanto poi veniamo parentesi colpa nostra perché io soprattutto sono molto equivocabile, però diciamo che soprattutto per chi sta iniziando la propria carriera, chiamiamola così, oppure il proprio viaggio imprenditoriale eccetera, è un qualcosa che consiglio di tenere in considerazione, questo cercare di produrre più di quello che si consuma. Ecco, e produrre contenuto, ripetiamo, specificarlo non significa dare consigli, spiegare agli altri cosa devono fare, a volte semplicemente è documentare quello che stai facendo. Anche questi podcast qua, no, per quanto noi diciamo, vedi che a volte devi fare, però in realtà molto di quello che diciamo è per me funziona così, io ho fatto così, ok, per me ha funzionato, non lo so se funziona per te, cioè cercare anche di dare degli spunti. E noi comunque non è che abbiamo iniziato a lavorare stamattina, ok, però cerchiamo di mantenere anche un certo livello, perché è chiaro che a volte stai dando proprio dei consigli perché è un formato di formazione tendenzialmente, però creare contenuto non vuol dire per forza fare formazione, o comunque un contenuto utile, non per forza scala dall'alto il guru che dice voi dovete fare così e poi magari non sa neanche lui perché ha iniziato quel giorno là, ok, il concetto di fake till you make, che ha funzionato tante volte, però probabilmente non ti fa neanche guadagnare i punti cardinali migliori del mondo. Poi in realtà, dai, come dicevamo anche durante l'intervista con Gue, che se non avete visto andatevela a guardare. In realtà poi alla fine, cioè, il tempo è il galantuomo sempre. Cioè, in che senso? Nel senso che ci possono essere dei fenomeni, però se una persona si mette e fa proprio il grind quotidiano, che si mette, fa le cose, mette in pratica, crea contenuti, studia, si impegna, lavora, poi i risultati arrivano. Sì. Quindi il concetto era un po' questo qua, nel senso, non rimanete neanche diamogli anche un'altra chiave, nel senso, non rimanere bloccato anche solo semplicemente nello studio, nel consumare, nell'essere bloccato, nello studiare mille corsi, mille articoli, mille robe, senza mai mettere in pratica nulla. Non mi ricordo, poi ho scritto un bellissimo libro che si chiama Fare, che poi era la prima edizione, Efficacia personale, e anche lì, cioè, è un richiamo all'azione, un richiamo all'agire, quindi il concetto di produrre contro consumare si può intendere anche in quest'ottica qui, no? Nel senso, non essere passivo, esatto. Cioè, i risultati stavo per dire la stessa cosa, stavo per utilizzare queste parole, è proprio là, non puoi essere semplicemente passivo. Ecco, mettiamola così, no? Ci vuole, cioè i risultati vengono dall'attività, dall'output, vengono da quante le butti fuori. Ecco. Ed ovviamente ci sono fasi nelle quali è fondamentale mettere dentro, esatto, ma sapendo che i risultati sono comunque quello che butti fuori. Quando inizio i miei corsi, una delle cose che dico standard, che fa proprio parte, chi mi segue l'avrà sentito un miliardo di volte, è questa idea del debito di implementazione. Cioè dico che in ogni momento della vita di una persona c'è sempre un'enorme differenza tra le cose che sanno e le cose che sanno fare. Sempre, per definizione, perché? Perché il cervello prende informazioni dentro più velocemente di quante tu riesci a trasformare in abilità. Cioè io e te possiamo leggere, io ho letto il libro di Russ, l'hai letto? No. Ecco, tu ti regali il libro, non te lo leggi nemmeno. E lui spiega come ha fatto a diventare uno dei musicisti, rapper, produttori più famosi, e lui letteralmente faceva un pezzo, ha fatto per 5 anni un pezzo a settimana. Tutto con musica, base, cantato così. Poi un giorno si è svegliato e ha detto, cazzo, sono diventato famoso. E non me ne ero accorto. E la cosa interessante di questo aspetto è che io posso leggere quel libro, posso imparare quello che fa, ma non significa che poi sono diventato Russ.
Cioè, posso leggere il libro di Tiger Woods, posso anche comprendere a perfezione quello che fa, però non significa che, no, che sia capace di fare quello, perché si va a due velocità diverse. E la cosa interessante è che quando le persone non hanno risultati, no, se questa è la soglia delle cose che sai, questa è la soglia delle cose che sai fare, vanno in modalità, perché ce l'hanno insegnata a scuola, imparo di più. Mm. Ma imparo di più, sposta questa, non sposta questa qua. Sì. Mentre in realtà solo mettendo in pratica le cose che sai, potresti ottenere un miglioramento dei risultati. Ma il primo riflesso è, non so, devo studiare di più. Mentre, cioè, se non hai risultati, è per la seconda soglia che non sale. E io ho una casa editrice, cioè vivo nei libri, requisito della casa nuova che ho preso è che devo poterci mettere almeno 1000 libri dentro in una stanza. Ma non ho nessuna illusione che i risultati vengano dal mio livello di cultura. Il mio livello di cultura sembra una cosa incidentale, no? Che io scherzo sempre, cioè, parliamo sempre come se fossimo ignoranti, però se io che Marco passiamo la maggior parte del nostro tempo a studiare. Ma i risultati non vengono da quello, i risultati vengono dal fatto che nella pausa del podcast te ne sei andato di là e ti sei gestito una problematica al telefono con i tuoi collaboratori. Cioè non vengono dal fatto che ho già letto di una nuova tecnica su un libro da qualche parte, oppure che io ho imparato una nuova parola di tedesco. Yes. No? E questo per me è una cosa fondamentale che le persone non, veramente a volte fanno fatica a comprendere. Quindi è ok continuare a studiare, è una passione che ho, che tu hai, che tutti hanno, nel momento in cui sei consciente che non è il lavoro, cioè quella roba lì non è il lavoro, quella roba lì è il premio o è una passione, cioè è extra, sì, sì. Sei appassionato e chi ti dice niente? Sì. A me fa ridere quando la gente mi dice, ah, io ho comprato tutte queste cose, questo libro me lo compro, la risposta è solita, non ti viene il tumore al cervello se lo leggi, no, male non fa, devi sapere che per quanto mi riguarda, visto che ti conosco, quello che ti serve non è leggere questo libro, ma mettere in pratica queste tre cose che guarda caso sono le stesse tre che ti avevo detto 6 mesi fa e che non l'hai fatto. Lo vuoi leggere? Leggi. Poi te lo vuoi leggere? Leggi, cioè non ti viene, però deve entrare nell'ottica, cioè deve essere l'equivalente a dire è una cosa che faccio per divertimento personale, allora zero problemi. Sì, sì, sì. Allora, Pier, ci sveli un altro concetto che ha cambiato in positivo la tua vita imprenditoriale? Allora, è in realtà un concetto barra tecnica, ma io sarò sempre grato a vita a Dean Jackson per avere inventato ormai 20 anni fa l'idea di quella che viene chiamata volgarmente la squeeze page. Tipo, quando adesso sto facendo la squeeze page, no? La squeeze page che è basata su un concetto che Dean Jackson a me piace un sacco perché è tra virgolette molto intellettuale, no? Quindi spesso prende delle cose, le espande a livello teorico, cioè mi piace proprio come personaggio. Anche a me piace molto, sì. E tra l'altro non ho ancora capito il suo modello di business perché mi sono iscritto una volta ad un corso di email marketing con 2 anni fa. E questo corso continua ad avere upgrade gratuiti, cose, rifà, inviti, così, sempre su sti 1000 euro che gli ho dato. Beh, un po' come quella, è il contrario di quello che raccontavi, no? Che gli ho dato 1000 euro e c'erano delle slide in me, non c'era niente. Esatto, il contrario di quello lì che mi raccontavo. E l'idea alla base di Dean Jackson era, al tempo, i visitatori non costavano niente, niente significa proprio tipo il traffico era baratissimo. Li chiamavano i penny click, cioè un centesimo per click ed erano validi. E quindi le persone per pigrizia vendevano direttamente. E Dean Jackson aveva detto, però aveva portato avanti questa metafora, no, della fidanzata, e gli diceva, ma
la prima volta che esci con una persona, non è che puoi dire sposiamoci. Se è pronta, magari sì, se non è pronta, no. E quindi aveva creato questa idea di, invece di provare a vendere, di regalare qualcosa, di inserire le persone nella mailing list e poi creare una relazione. Questa cosa per me è valsa tutto il mio lavoro negli ultimi 20 anni. Poi ovviamente ci sono state dei cambiamenti, adesso esistono molti casi nei quali questa cosa non è più pratica per il semplice fatto che bisogna avere liste di clienti e non più liste di prospect a caso. Quindi se vedete che Marco o anche io vendiamo direttamente, invece di fare questa cosa, c'è un motivo, perché si è abbassato l'evoluzione. C'è un'evoluzione di questo. Ma il principio alla base rimane lo stesso, cioè devi creare una relazione. Sì. E adesso ti faccio ridere, perché dico una cosa che dovrà essere, vi prego, super censurata, quindi chiunque si occupa dell'audio sarà pieno di beep, però l'importante è che si capisce capisca il senso, no? Proprio a questo riguardo, l'altro giorno stavo parlando, quindi io la dico pulita, cioè io la dico come se non fosse... Poi e voi togliete la base. Cioè, le persone che si occupano di questo video bestemmieranno dietro, mi bipperanno anche loro così. L'altro giorno stavo parlando con un cliente e mi fa, io adesso ho fatto un piano di un'email al giorno da mandare al mio e-commerce e so che tu sei un sostenitore di aumentare il livello di comunicazione, però tutti quanti mi dicono che non funziona, ma com'è possibile? Oppure c'è qualcosa che devo monitorare. Ed io a questo punto gli dico, ascolta, te la faccio capire molto semplice. È ovvio che se tu passi da mandare un'email ogni 2 settimane a mandare un'email al giorno, ci sono delle cose alle quali devi fare attenzione, no? Però è come se tu mi dici, c'ho una fidanzata, se ci esco 2 volte al mese, trovo di più che se ci esco tutte le sere. È impossibile. Non puoi di più. Se ci esci tutte le sere, di più, poi ci sarà la volta che non la volta che... Però 2 volte contro tutte le sere, non puoi di più. Di più se esci tutte le sere. Poi, ovviamente, se esci tutte le sere, se ci sono delle criticità, verranno fuori prima. Esatto. Se ci sono delle problematiche, se ti odia, ti lascerai, quindi non troverai più. Ovviamente tutte le sere non puoi iniziare che appena la vedi, prendi una mano e gliela metti subito. Già allora magari anche un po' 2 chiacchiere le devi fare, ma di sicuro di più. Yes. E ovviamente ha intensificato la relazione e devi fare attenzione a fare in modo che questa relazione abbia senso, quindi magari gli devi un po' parlare. Però no, cioè, non è impossibile, non mi puoi dire ah sì, cioè una volta, se ci esco 2 volte al mese di più che se ci esco tutte le sere. Se ci esci tutte le sere, la cioè, devi veramente essere cioè, perché 2 sono quelle che avresti fatto comunque, no? Significa che devi essere talmente tanto sfigato che nelle 28 serate extra non ne tiri fuori una in più. Se ne tiri fuori anche solo una in più, ha fatto il più 50% di vendite. Ti piace questa mia nuova? Molto, molto bella questa metafora, molto poetica questa analogia. No, però è efficace. No, è vero, è così. No, e poi ovviamente ci sono le critiche, perché non è... Cioè, ci sono le critiche. C'è la gente che si cancella, c'è la gente che ti fa commenti di vetraggio, sì. Perché semplicemente stai intensificando una relazione mentre se gli stai sulle palle e non gli dai fastidio, non te lo... Esatto. Sì. Non te lo dicono nemmeno. Invece le persone cosa fanno? Valutano il feedback negativo e dicono, ah vedi, non funziona. No, devi vedere quante volte mi devi vedere. Sì. E dopo questo momento di saggezza, direi che vi lascio meditare su questo concetto. Ultimo concetto fondamentale di Marco. Ok, anche il mio tecnico questa volta, visto che tu non sei tecnico, te ne dico uno tecnico, un po' tecnico anche io.
ed è l'approccio... Però poi dovrei spiegarlo nello stesso modo per quale ho spiegato. È impossibile, non la tiro fuori assolutamente un'analogia, anche se... No. Allora, l'approccio indiretto al marketing, cosa significa? Significa che... diciamo che possiamo farlo risalire a Jim Schwartz, okay, del quale stiamo pubblicando lo splendido libro Breakthrough Advertising, quindi lo spottino. E quindi l'approccio indiretto al marketing, cosa significa? Significa che ho scoperto questo concetto che esistono dei diversi livelli di consapevolezza delle persone alle quali andiamo a rivolgerci per proporre il nostro prodotto o servizio, e non è sempre la cosa più intelligente da fare parlare, partire direttamente dal prodotto o partire direttamente dall'offerta. Ok? Quindi a volte è importante partire da livelli indiretti. Ok? Cioè, quindi senza la famosa collezione di francobolli, praticamente. Vieni in casa che ti faccio vedere la mia collezione. Esatto, la stessa tematica. Sì, la trovi sempre quella tipologia di analogia. Vabbè, sembra un malato mentale. Tu la trovi sempre quella tipologia. No, io trovo quella e altra tipologia di analogia, dai. Certo. Vabbè, quindi insomma, ci sono questi livelli di consapevolezza, quindi c'è una... ipotizziamo di avere una piramide, ok, all'interno all'interno, ok, nella quale ci sono diversi livelli. Quindi il livello più alto è quello dei consapevoli del prodotto, della soluzione, quindi coloro che stanno già cercando una soluzione al loro problema, sanno già quale categoria di prodotto appartiene alla soluzione che stanno cercando, e quindi con quelle persone puoi partire molto diretto. Poi, per semplificare, ci sono delle persone che sanno di avere un problema ma non sanno a quale categoria appartiene la soluzione che fa per loro, e quindi con quelle persone dovrai partire parlando del loro problema, fargli capire che lo comprendi, squalificare le altre alternative e proporre la tua, okay? Quindi squalificare sia le alternative dirette che le alternative indirette che loro hanno, ok? Poi ci sono dei livelli inferiori ancora, nei quali le persone non sanno neanche di avere un problema, ma non è detto che quelle persone non siano buone per te, non siano lo stesso all'interno del tuo target, non siano potenzialmente degli ottimi clienti. Semplicemente devi portarli a fargli scoprire che hanno un problema, e quindi questo problema poi lo devi portare in vertice, ovvero lo devi convincere a risolvere quel problema rispetto ad altri problemi che hanno in quel momento lì. E quindi ci sono dei lead, quindi dei modi di iniziare il tuo pezzo di copy, che sono molto spesso legati all'utilizzo di una storia, all'utilizzo di quella che si dice grande previsione, quindi un'affermazione particolarmente scioccante, eccetera eccetera. Quindi quando iniziare un pezzo di marketing, una pubblicità con una storia che apparentemente nulla ha a che vedere col prodotto o servizio che devi vendere, è stato un concetto che per me, a me mi ha veramente flashato, no? Da questo punto di vista qua. Poi, nel senso, ne ho riscontrato proprio l'efficacia e l'importanza anche durante, per esempio, la vendita dei nostri stessi libri. Quando mi ricordo sempre che quando abbiamo iniziato a vendere il mio libro principale, quindi Scrivere per vendere, l'avevo appaltato appunto a un ragazzo, e all'inizio le vendite andavano un pochettino bene, poi dopo un mesetto, dopo due mesi sono finite, no? E la persona ha detto: come mai non stiamo più vendendo? E la persona mi dice: guarda, sono finite le persone in target, abbiamo saturato il pubblico, non si vende più perché non ci sono più persone in target. Io ho guardato e ho detto: vai, probabilmente no, nel senso che stiamo vendendo solo a persone consapevoli dell'esistenza del copywriting, ed effettivamente probabilmente quelle sono finite. Proviamo a scalare in basso i livelli di consapevolezza, quindi proviamo a raccontargli delle storie. Quindi abbiamo raccontato delle storie del tizio che vendeva pietre a dei prezzi altissimi, storie interessanti, particolari, che potevano tirare dentro una persona a livello intellettuale, quindi il concetto di intellettualmente stimolante, per poi fargli scoprire l'esistenza di una disciplina di cui loro ignoravano l'esistenza, o della quale loro ignoravano l'esistenza, e fargli scoprire l'opportunità di impararla. Questa strana tecnica di scrittura. Quindi il lavoro del futuro. Per esempio, uno dei primi approcci indiretti per vendere era la headline, era il lavoro del futuro. Ok, cosa vuol dire? Il lavoro del futuro, cioè se tu
un conto è parlare di copywriting alla persona, ecco il primo corso di copywriting, bla bla bla, se uno non sa cos'è il copywriting, boh, non so, non mi interessa questa roba qua. Se uno legge il lavoro del futuro, questa strana tecnica di scrittura che sta consentendo a tot persone di guadagnare questa cifra qua, o comunque di sembra essere... Sembra tanto la signora casalinga che guadagna 6.000 euro al mese. Sì, ma anche quelli sono approcci indiretti, perché poi il problema dell'approccio indiretto qual è? Che ogni tanto è stato utilizzato anche da persone con fini poco etici per vendere delle cose di dubbio valore, però comunque a livello tecnico certe promozioni erano comunque fatte bene. Quindi il concetto qual è? Che se tu vendi un prodotto o servizio che ha un mercato consapevole molto piccolo, ma potenzialmente tu sei convinto che possa servire a tante persone in più, per aprire il mercato, ok, devi considerare l'utilizzo di un approccio indiretto, quindi devi studiare il livello di consapevolezza, i vari lead, eccetera, eccetera. Del concetto appunto del quale dobbiamo ringraziare il buon Gene Schwartz, sempre sia lodato. Sì, e tra l'altro c'è un esercizio che se parlate inglese andrebbe fatto, ed è quello di andare a vedere le classifiche di vendita di ClickBank. Oh, sì, sì. In questo momento, tipo i primi 10 prodotti in vendita, che magari fanno vendite per 20-30 milioni di dollari al mese, sono tutti video con approccio indiretto, tutti sì. Che ci devi mettere la mano sui coglioni. Sì. Anche questo, perché sono tutte frasi del tipo, iniziano tutte così. La sua moglie si stava facendo la doccia e a questo punto vede che arriva un messaggio con la coda degli occhi che gli fece ghiacciare il sangue. C'era su scritto: sono stato benissimo con te stanotte. E poi inizia la moglie, la cosa che e tutte queste sfighe di su quali mettere corna, poi magari mettere corna perché non si mette la pomata degli emorroidi, cioè però se egli vuol dire che quella roba lì vende 10, 20, 30 milioni di dollari, cioè sono tutte sfighe, cioè proprio veramente ti devi attaccare, però ti prende. Sì. Ah, esatto, è stato per esempio lo stesso approccio che i copywriter hanno utilizzato quando hanno per esempio introdotto prodotti che oggi sono di utilizzo comune come il dentifricio, il colluttorio. Il colluttorio è stato commercializzato. Questa è la tecnica di... No, per esempio il colluttorio della Listerine è stato commercializzato attraverso annunci di un copywriter che aveva inventato il problema della litosi, o meglio, non è che l'aveva inventato lui, questo problema esisteva, ma nessuno ne aveva mai parlato, quindi fino a che all'interno di una pubblicità lui non si è inventato che questo problema della litosi poteva mettere in discussione il tuo rapporto di coppia, nessuno usava questo Listerine. E il concetto è che siccome nessuno usava il colluttorio, non poteva mettere il tuo rapporto di coppia in crisi perché tutti ce l'avevano questa litosi, nessuno si lavava i denti, nessuno usava il colluttorio, e quindi fa schifo pensarci adesso, però meno tempo di quello, cioè non stiamo parlando di 500 anni fa, molto, molto meno, ok? Le persone non utilizzavano questi strumenti, per cui tutte le promozioni, se si vanno a ritrovare quelle che hanno venduto l'importanza dell'utilizzo dello spazzolino, dell'utilizzo del conduttore, eccetera, eccetera, avevano lo stesso principio, utilizzavano lo stesso principio delle storie che oggi si utilizzano su ClickBank per vendere queste robe qua, no? E fa ridere, però basta andare su Google e cliccare Listerine Ads, Old Ads, e scoprirete un mondo fantastico. Sì, fighissimo. No, è una... È per molte aziende è controintuitivo la cosa, no? Perché c'è la tentazione di dire il mio prodotto è utile, lo devo spiegare. Sì. Che è un bagno di sangue. Sì, terribile. Anche perché probabilmente a spiegarlo è un tecnico o l'imprenditore tecnico che dà per scontato tutta una serie di informazioni che il cliente non ha e non ci capisce nulla. Questo è lo stesso errore riportato nell'advertising, ma è lo stesso errore che fanno tanti venditori troppo esperti del proprio prodotto o servizio, che quindi si
casi vanno a inceppare raccontando tutte le caratteristiche tecniche, come che tu mi debba vendere questo mixer e cominci a raccontarmi di come è fatto all'interno, di questi ingranaggi particolari che rispetto ad altri sono fatti in alluminio, cioè io non ci capisco niente, per me deve trasmettere, è importante che si senta bene il podcast, se va bene così me lo vendi parlandomi del risultato o del problema che stiamo avendo, che in questo momento il tuo podcast non si sente bene, si sente male, sì, le voce basse, eccetera, perché stai usando il mixer sbagliato. Non mi interessa che lì ci sono 5 buchi invece che 3, non lo so. Vediamo come si sente questo. Sì, nel senso. Vedremo. Allora, Pier, qual è il tuo terzo concetto che ha svoltato la tua vita? Ma guarda, il mio terzo concetto che ha svoltato la mia vita, non so nemmeno da chi l'ho imparato. Non ci ricordiamo la fonte, ma... No, ma è la differenza, ne parlo anche nel mio libro Efficacia Personale, a me è la differenza tra efficacia ed efficienza, che è un pezzo fondamentale. Ti spiego, perché questo in realtà è figo, no? Allora, immaginiamo che questo fa parte proprio dello spiego di Imprendi Life, proprio le basi. Prendiamo due attività completamente opposte. Attività numero uno, spostare questa penna da qua a qua. Attività numero due, decidere una strategia di lancio per un nuovo corso, un nuovo prodotto che fai. Okay? Nella prima strategia, la variabile fondamentale è il tempo. Cioè, se io lo faccio più velocemente o se lo faccio per più tempo, sposterò più penne. Nella seconda attività lavorativa, che è quella di decidere una strategia di lancio, qual è la variabile più importante? Non può essere il tempo, non può essere la quantità di lavoro. Certo. È quanto bene lo fai e quanto sei lucido mentre fai questo lavoro. E la differenza tra efficienza ed efficacia è: efficienza si occupa di farti fare più cose, no? E quindi come organizzarti in modo tale da, nella stessa unità di tempo, fare più attività. Però funziona per l'attività dove effettivamente, se io sposto 100 penne o se pulisco, se taglio l'erba su 1000 metri quadrati di prato, vale di più che se taglio l'erba su 700. Certo. Ma se invece quello che devo che faccio è il maestro di mestiere, faccio il maestro bonsai, e che quindi devo fare un piccolo taglio che deve far funzionare quella cosa lì, non dipende dalla quantità, dipende da quanto bene lo faccio. Se io lo faccio bene, un altro lo fa male, pure se fa il doppio, avrò rovinato il doppio delle piante, no? Se io la strategia la faccio bene e tu la fai male, se ci metti 10 volte in più e ti sei impegnato di più, non conta rispetto a me che magari l'ho fatto in un decimo del tempo e che va bene. E quindi molte volte, soprattutto all'inizio, io mi sentivo in colpa perché sono una persona pigra, svogliata, che non si organizza bene, che perde tanto tempo. E questo fin quando non mi sono reso conto che, però, guardando l'evidenza, nonostante tutto il tempo che butto, comunque un po' di cose le riesco a fare. Pure tu, nonostante il tempo che butti, un po' di cose le riesci a fare. E questa è la differenza tra efficienza ed efficacia. Cioè, quindi il mio interesse ha smesso quindi di essere quante cose devo fare, ma è iniziato ad essere quali sono, cioè, dovendo ne fare due, sì, quali sono quelle che ottengo quali sono quelle che mi danno più risultati in assoluto. E questo vale dal punto di vista personale, dal punto di vista aziendale, e vale tutte le volte che abbiamo a che fare con attività che valgono qualitativamente. Sì. Cioè, capisci, noi prima abbiamo parlato anche di produrre contenuti, eccetera, quindi è importante farlo, è importante il grind, è importante tutto, ma poi ad un certo punto smette di essere una questione di efficienza, no? Di quante ne fai, ed inizia ad essere una questione di efficacia, cioè di quanto bene lo fai. Ad esempio,
proprio rimanendo nell'ambito di YouTube, c'è un youtuber molto famoso che segue mio figlio, tra l'altro lo segue anche il figlio di Enrico, che adesso gli sta facendo una classe, adesso appena finisco qui con te devo andare con lui perché sto seguendo una sua classe di ingegneria e quindi sta costruendo, l'invenzione di mio figlio è una pistola per mangiare, che ti spara in bocca le ciliegie e che poi anche un po' sudo e sputare in bocca. Fantastico. E c'è questo youtuber che si chiama Mark Rober, che vedete in sovraimpressione, che è un ingegnere che ha lavorato sia alla Apple per disegnare i prodotti, che anche alla NASA, è stato uno del team della cosa del rover, no? Del robottino che girava su Marte. E lui tira fuori un video al mese. Però il video al mese che tira fuori è epico. È epico. E quindi in alcune cose è fondamentale la quantità e ci mette un mese per farlo, tra l'altro. Quindi in alcune cose è fondamentale la quantità, in altre cose è la qualità che dà la differenza. Cioè lui mettere su 30 video... Per lui non è un video al giorno il concetto. Per lui non è, il concetto non è faccio tanta quantità, è faccio una cosa fatta bene. Tutto secondo me nasce dalla autoconsapevolezza, no? Nel senso, non è per quello che il discorso delle strategie, che per tutti è uguale, lascia il tempo che trova, no? Perché se lui magari lo mette a fare un video al giorno, per lui la leva non è essere iperprolifico. Poi la leva è essere iper di qualità su quel singolo video. Ma ci sono persone che anche se ci mettono un mese a fare un video, poi non esce così strafigo, no? Mentre invece però sono molto naturali, per cui come leva hanno che ne fanno 3 al giorno. E quella roba lì per loro li aiuta a spaccare. Tipo Gary Vee. Gary Vee è l'esempio di quello, cioè se quello non ce lo vedi a mettersi lì a farlo iper bene, cioè, però se lo metti lì, quello lo accendi, parla o comunque gli metti una persona, sì, eccetera, eccetera, e quindi può fare tutto il giorno così. E ritornando a quello che stavo dicendo, il punto è quali sono le cose che portano il maggiore risultato, non come posso utilizzare meglio il mio tempo. Per me, che sono una persona che si distrae, che ho vissuto anni con i sensi di colpa di dire dovrei fare in più, soprattutto tutti questi messaggi del cazzo del ti devi svegliare alle 5, devi fare 8 routine di yoga, poi devi fare quello. La battaglia della mia vita. Cioè, io non riuscirò mai a fare una cosa del genere. A me, se va bene, in un giorno riesco a fare una o due cose fatte bene. Certo. Fortunatamente la mia abilità è che mi scelgo delle cose da fare che una volta fatte bene mi riparano tutto il resto del tempo della giornata che l'ho pensata, l'ho passata a fare cose e a fare cazzate, sostanzialmente. E quindi per me comprendere questa cosa, quindi la differenza tra efficienza, tra lavorare tanto, fare tanto, però farlo ad un livello di spostare la penna, e l'efficacia, quindi capire quali sono le 2 o 3 cose che invece hanno veramente un potere dirompente, è quello che veramente mi ha cambiato, la vita, cioè mi ha consentito di avere maggiori risultati e anche di smettere di avere i soliti sensi di colpa, di tipo dovrei fare di più, no? Tipo da scuola. Io non so, cioè come carattere io non avrò mai una giornata ottimizzata minuto per minuto. Sì. Sono una persona immersiva. Cioè non significa che non lavoro. Sono capace di fare 12 ore di fila a fare una cosa e lo posso fare. Però se devo auto-organizzarmi, sedermi qui, andare nel mio ufficio o in casa e stare, ok, adesso mezz'ora faccio questo, poi questo non lo so fare. Non lo so fare. È inutile sentirmi in colpa, ma evidentemente va bene anche così. Tu riesci a fare quella roba lì? Io sono meno pieno, nel senso, non riesco a mettere neanche la sveglia, secondo te. Cioè, per me questo concetto è di primaria importanza, perché anche io poi in realtà, nel senso, c'è una parte come la racconto che no, l'importante non è quando ti alzi, ma cosa fai quando sei sveglio.
Ed è vero, però l'altra parte anche dell'altro rovescio della medaglia è una medaglia che ha due rovesci di merda, perché comunque io mi alzo alle 10, però è anche vero che poi alle 4 del pomeriggio sono anche già stanco, quindi cioè, ho poco tempo nel quale sono lì, quindi in quel... è tanto, no? Nel senso, e quindi però nel senso, cioè, quindi quando ho l'importanza di compiere delle azioni veramente incisive anche perché importante. Marco, quello che tu fai è qualitativo, è qualitativo, cioè se tu veramente, cioè se tu dovessi tagliare il prato, è importante che ti svegli alle 5 e che lo fai per 10 ore, perché se lo fai per 10 ore tagli più prato che in 5 certo, ore, punto. Sì. Se rivedi pezzi di copy, cioè tu puoi scegliere tra farlo 3 ore fatto bene o farlo 10 ore che non capisci un cazzo. Ora, sarebbe bello essere in grado di fare sia una cosa che l'altra? Sì. E però io, cioè a me mi hanno dato ste carte e siamo la natura, non siamo tutti Mattia, siamo tutti Mattia, biohacker, e parlando di su questo messaggio di comfort, tipo ragazzi non fatevi sensi di colpa, ma pensate, allora, ottimizzare il tempo passa se ci sono risultati, yes. No, cioè oggi Ornella... presenti, che ci segue anche l'organizzazione un po' del podcast, e segue qua, è qua che ci sopporta un paio d'ore adesso. E segue i miei social anche, ha postato una cosa che mi ha fatto troppo ridere, no? Di un tipo che dice: papà, ma come mai lavori così tanto e non siamo ancora ricchi? E poi ho detto: sei per caso scemo? Ecco, e in realtà ha ragione, cioè la quantità, cioè, se uno lavora tanto, poi alla fine la linea si tira sempre dietro, evidentemente io dai risultati che pare che abbia, perché è anche il mio modo disorganizzato, va bene, se non avessi quelli dovresti farti un esame di coscienza, ma se ne dovrebbe fare anche un esame di coscienza che invece è super ottimizzato, tutto perfetto, e poi i risultati non arrivano, perché evidentemente c'è un problema di, cioè fai tante cose, sei efficiente, ma c'è un problema di selezione delle cose che devi fare, perché molte magari non servono a niente. E datevi anche un po' di tempo, nel senso che se fate un mese che siete organizzati e poi non arrivano i risultati, non è che dovete aspettare e fare un po' di tempo. No, sempre a rovinare tutto. No, niente, ragazzi, cioè... Va come ti porta il cuore, il delle precisazioni, vivi e lascia vivere, no? E che ci hanno fatto mettere loro, cioè, ci hanno fatto venire loro l'attenzione, io prima le cose le dicevo basta, poi dopo a fine di fare, cioè ormai è diventato il podcast politicamente corretto che dobbiamo sempre precisare, non possiamo più fare analogie stesso. No, prima le ho fatte cose, mi sono dimenticato di dire che quando esci e si intende in qualsiasi genere possibile immaginabile, o con qualsiasi declinazione possibile immaginabile, ed eccetera, noi siamo veramente, cioè siamo veramente aperti mentalmente, io c'ho anche degli amici. Chiudiamolo. La frase più bella in assoluto, no? Io per dirti, ad esempio, però è la cosa più bella, sembra che l'abbia fatta apposta. Io ho un figlio marocchino, quindi ufficialmente posso dire quello che voglio, anche senza nemmeno essere razzista. La cosa più bella è: io non ho niente contro, ma no, ma noi veramente ho anche degli amici. Ma bravo, complimenti, ragazzi. Quindi ragazzi, pensate, anch'io ho degli amici, guarda, ce l'ho. Ciao. Ah no, mi ricordano dalla regia, mi raccomando, commentate dicendo se anche voi avete degli amici. Esatto, cazzo, questo ci sta. E quali sono state le idee che hanno rivoluzionato il vostro modo di fare impresa o il vostro modo di fare qualsiasi cosa, se non fate il vostro impresa, modo di fare amicizia, cioè, se avete 13 anni e guardate YouTube, dite quello che mi ha rivoluzionato il modo di fare i compiti o di giocare a Fortnite, insomma commentate qualcosa, pollice verso l'alto, iscrivetevi, campanella, condividete, parlate bene del podcast con tutti, e noi ci vediamo quando capita. Okay.